Acqua minerale, signori? Naturale. Acqua naturale. Ho detto minerale. No, veramente lei ha detto naturale. Intendevo naturale acqua minerale. Non le sembra naturale che io beva acqua minerale? Certamente, certamente, mi scusi. Credevo che il naturale si riferisse all'acqua. No, si riferiva al minerale. Vuole che un tipo come me beva acqua naturale. Io bevo acqua minerale. Naturale? E da... Minerale! Capito, ho scritto minerale. No, lei ha scritto naturale, ho sentito con i miei orecchi. Io ho detto naturale, ma ho scritto minerale. E perché ha detto naturale se scrive minerale? Perché riconoscevo che è più che naturale che una persona come lei beva non acqua naturale, ma minerale. Ti prego, mi fate girare la testa. No, scusa, cara, permetti. Voglio andare in fondo a questa faccenda, perché nessuno deve prendermi in giro. E se io avessi voluto acqua naturale e lei avesse scritto naturale, avrebbe detto minerale. Ma che c'entra? Naturale nel suo caso significava minerale, mentre minerale non significherebbe in nessun caso naturale. Perché l'acqua minerale, secondo lei, non è naturale? Esiste acqua minerale naturale e acqua minerale artificiale, ma non è il nostro caso. Da noi è tutta naturale. L'acqua minerale? L'acqua minerale naturale, è naturale. E l'acqua naturale? L'acqua naturale è sempre e soltanto naturale. Non esiste acqua naturale artificiale che io sappia. Ma chi lo sa? Oggigiorno non c'è da fidarsi nemmeno dell'acqua naturale. Cosicché, siccome io ho chiesto acqua minerale, lei ha scritto minerale. Naturale? Ah, vede, vede, ammette anche lei di aver scritto naturale. Ma no, che c'entra? È naturale che abbia scritto minerale, visto che voleva acqua minerale. Se avesse voluto acqua naturale, non sarebbe stato naturale scrivere minerale. Io poi vorrei sapere come fa a scrivere minerale mentre dice naturale. Abitudine, signore. In un locale come il nostro si è talmente abituati a sentirsi ordinare l'acqua minerale che la mano scrive automaticamente la parola... Naturale. La parola minerale. Ho capito, ho capito. Ho detto naturale che scriva minerale anche se dice naturale. Ma mi dica... Se io voglio acqua naturale, lei scrive naturale. Naturale? E se io voglio acqua minerale, scrive minerale. Naturale? Beh, insomma, lei scrive sempre naturale. Ma no, naturale, che scriva minerale! Allora, lei scrive sempre minerale, sia che dica minerale, sia che dica naturale, e dice sempre naturale, sia che scriva naturale, sia che scriva minerale! Non lo so! A seconda dei casi! Ci penserò e glielo farò sapere. Anche lei, signora, acqua minerale? Naturale. Acqua minerale. Ho detto naturale. Oh, mi scusi, credevo intendesse come il signore, naturale, acqua minerale. Invece lei intende naturale, acqua naturale. Per niente affatto. Quel vostro primo naturale è di troppo, perché in questo caso avrei detto naturale, naturale. Come? Eh già, perché lei non aveva detto naturale, ma minerale, quindi il mio naturale non confermava, ma rettificava, mentre nel caso del signore non rettificava, ma confermava. Insomma, nel caso del signore, naturale era una forma affermativa, mentre nel mio caso indicava una qualità dell'acqua differente da quella da lei indicata. E come facevo io a sapere che il suo naturale non era come quello del signore? Attenendosi alla lettera. Naturale significa naturale, e basta. Appunto, può significare tanto acqua naturale quanto acqua minerale. Per niente affatto. Il mio naturale significava soltanto acqua naturale, non naturale acqua minerale. E non insista, perché sennò reclamo col proprietario e la faccio licenziare. Signora, io ho famiglia, ho un figlio. Legittimo? Naturale. E non può legittimare? Perché dovrei legittimarlo se è già legittimo? Ah, credevo che avesse detto che è naturale. Invece è legittimo. Non le sembra naturale che abbia un figlio legittimo? Certo, certo, è naturale. Le dico che è legittimo. Ho capito. Del resto, non vorrà mica dirmi che un figlio legittimo sia innaturale. Anch'esso è naturale, un normale prodotto della natura, una creatura come le altre. Insomma, non è contro natura. Su questo non c'è dubbio. Ma mio figlio è legittimo. E non mi piace lo si dica naturale. È naturale. Allora vuole provocarmi, le dico che è legittimo. Ho capito. E perché continua a dire che è naturale? Ma dico che è naturale, che non lo si dica naturale se è legittimo. Lo capisco, sa. Anche io ho un figlio. Legittimo? Naturale. Oh, allora anche lei giustamente pretenderà che lo si dica legittimo e non naturale. Ma se le dico che è naturale? Ah, mi scusi, credevo intendesse come me, naturale che è legittimo. No, purtroppo, intendevo è naturale, non è legittimo. Ma il mio più grande desiderio è di legittimarlo. Mio figlio è soltanto naturale. Per la crudeltà di una legge antiquata e per la malvagità di una donna che mi ha rovinato l'esistenza e impedisce la legittimazione per pura cattiveria, avendo la legge dalla sua e servendosene come d'uno strumento di male. E sapeste quante ce ne sono che si servono della legge per ricattare e commettere azioni infami? Poveri innocenti ragazzi! Povero figlio mio! E beve acqua minerale? Chi? Suo figlio? Naturale! È naturale che beve acqua minerale? Beve acqua naturale o è naturale perché non è legittimo? Come?
Cioè, mi scusi, suo figlio, no? Voglio dire, cioè, è naturale beve acqua minerale, è naturale perché non è legittimo, o è naturale beve acqua minerale? No! Mio figlio è minerale e beve acqua legittima!